Ciao, oggi voglio fare il mio primo vlog, forse si può definire così, non lo so, decidete voi che tipo di video sarà, perché mi è appena arrivata la crepiera, quella per fare il waffle. L'ho ordinata 2 sere fa e oggi mi è già arrivata. L'ho ordinata su Amazon, quindi sono stati veramente velocissimi. E ho deciso quindi di provarla subito, naturalmente, perché come tutte le cose nuove uno ha sempre voglia di provarle subito. E ho pensato, ci faccio un video così proprio, cioè alla cieca, perché non ho mai assaggiato un waffle, però mi hanno sempre attirato per la loro forma. E non so cucinare i dolci, cioè proprio neanche seguire la ricetta. Oltretutto, mi tocca modificare le dosi della ricetta perché insomma, la quantità è troppa e non posso farla così tanta. Insomma, il risultato finale non ho veramente idea di cosa sarà, però ecco, ho pensato di fare un video così insieme nella preparazione di questi waffle. Vediamo un po'. La crepiera è questa, è della marca Severin ed è quella che fa la formina questa, diciamo, a cuore. Attualmente l'ho messa fuori perché deve stare 10 minuti accesa per far uscire un po' l'odore di piastra nuova. E qui c'è, oltre alle istruzioni, anche il ricettario. Iniziamo! Allora, ecco qua, ho preparato gli ingredienti, insomma, la ricetta e ora inizio a preparare, diciamo, i vari mucchietti di ingredienti, di modo che poi andrò ad unirli tutti insieme. Cioè, sono veramente terrorizzata perché sono sicura che farò una figuraccia di quelle proprio mostruose, che alla fine questi waffle non solo saranno brutti, magari saranno un po' sbruciacchiati, ma saranno talmente cattivi che non li mangerò nemmeno io, come sempre. Comunque, inizio. Siccome la ricetta è per 5 uova, io ho deciso di farne 3, per cui dovrò dividere, diciamo, gli ingredienti in questo modo. Già questa per me è la cosa più difficile da fare. Aiuto! Ora, la ricetta dice che, allora, iniziamo dalle cose più semplici, lasciamo da parte le uova, tuorli, eccetera, 5 cucchiai da tavola di acqua calda. Beh, va bene, queste le faremo dopo, ce le metteremo tre. Allora, 100 grammi di zucchero. Quindi, se 100 grammi di zucchero sono per 5 uova, 100 diviso 5 fa 20, 3 uova saranno 60. E quindi prendiamo 60 grammi di zucchero. Vediamo. Sporcherò tantissimo, già lo so, per fare una cavolata, un macello. Bah, vabbè, però sarà sicuramente divertente, immagino, speriamo. Quindi, 59, voilà, 60 grammi di zucchero. E questi sono pronti. Poi, ci dice, che cosa vuole? Una buccia di limone grattugiata. Vabbè, ne metterò un pochino. Ah, con il limone credo di esserci perché parlava di un limone e io ne ho fatto poco più della metà e quindi diciamo che per 3 uova credo che basti. A questo punto arriva la parte difficile perché parla di 150 grammi di farina. Beh, no, via, non è difficile. Facciamo 150 diviso 5 e fa 30, giusto? Sì, quindi per 3 uova sono 90, giusto? Sì, 90 grammi di farina. Sì, questo, che casino, sono veramente imbranata, ma in generale so cucinare, ma i dolci veramente mi mettono tanta tanta ansia. Quindi 90. Ci siamo quasi. Ecco, 90.
Ah, questi sono 90 grammi di farina, a posto. Poi, che altro si serve a parte le uova? Faremo alla fine perché devo montare i tuorli, sì, gli albumi. Allora, mezzo, qui diventa difficile. Mezzo cucchiaino di lievito in polvere. E mezzo cucchiaino di lievito in polvere, niente, faccia d'occhio, eh. Niente, ho aggiunto un pochino di lievito alla farina. A questo punto passiamo alle uova. Devo separare i tuorli dagli albumi e gli albumi montarli a neve. Va bene, questa cosa naturalmente non la posso fare con una sola mano, per cui adesso spengo, divido le uova. E poi ci vediamo per la montatura a neve. Ecco qua, l'operazione è stata fatta, anche se non benissimo perché le uova infatti si sono rotte, ma non fa niente. E quindi procediamo a montare gli albumi a neve. Va bene, ma con questo penso non sarà difficile perché ci pensa il robot. Dunque, prendiamo questi. Inversiamo nel robot, copriamo, mettiamo il tappo e vediamo un po'. Sembra che proceda abbastanza bene. E nel frattempo ho anche riscaldato i 3 cucchiai di acqua, forse anche troppo perché fuma. 10 secondi, vabbè, comunque ho fatto anche questo. Allora, ci siamo, gli albumi sono ben montati a neve. A questo punto credo proprio che dovrò mischiare il tutto e lo mischierò qui nel robot. Vediamo un po'. Allora, abbasso un po', la velocità di, giramento e vado. Allora, aggiungo le uova. Credo che ad ogni ingrediente che aggiungerò lo farò andare un po'. Nel mentre aggiungo il resto. Aggiungo l'acqua. La farina, e poi siccome c'è scritto che ci andrebbe un cucchiaio, vabbè, un pochino meno nel mio caso, di rum, e io non ce l'ho e non mi interessa, ci metto un pochino di latte. Poi passiamo allo zucchero e limone. Ci aggiungo proprio tipo un pochino di latte. Vabbè, forse è un po' troppo. Facciamo così. A posto. E credo che sia pronto. A questo punto niente, ho fatto. Spengo perché altrimenti li faccio diventare matti. Apro e questo è l'impasto. Vado a prendere la crepiera. Dunque, questa è la crepiera e adesso è spenta ed è quella fatta così, come vi dicevo. E mi è toccato metterla per terra perché ha un filo veramente cortissimo. Per cui penso che in futuro ci farò una prolunga. Comunque, prima di mettere giù l'impasto, devo oliare la superficie. E niente, ho messo un pochino di olio in un piattino e ora lo cospargerò un po' qua e là sulla piastra. Così. È comunque fatta, c'è scritto, in un materiale antiaderente. Però loro dicono di comunque ungerla un pochino.
o con olio di oliva oppure con l'olio che ci si frigge. Vediamo un po' che succede. Ah, mamma mia. C'è scritto di metterla alla massima temperatura per 2 o 3 minuti, 2 o 3 minuti alla cottura. Quindi adesso attacco, ancora è calda da prima, quindi. E devo aspettare che la lucina diventi verde. Ma secondo voi come verranno queste cose? Io non lo so, ma secondo me non verranno granché bene. Comunque nel frattempo sto facendo andare ancora un pochino l'impasto. Perché almeno così, insomma, non mi si depositano magari, ne so, lo zucchero sul fondo, così, in attesa che si scaldi, ma non lo so. Ah, poi c'è scritto che una volta pronte vanno subito tolte e messe a freddare una accanto all'altra. Io le metterò sulla griglia del forno. Bene, la lucina è accesa e quindi posso fare. Nel frattempo ho messo tutto l'impasto in una ciotola, così sarà più semplice prelevarlo. E andiamo, proviamo. Non ho minimamente idea. C'è scritto di versarlo al centro. Non so nemmeno quanto. Chi lo sa? Io adesso ne verso un po' e poi chiudo in modo che, dice, in questo modo si dovrebbe spandere e devo aspettare 2 o 3 minuti. Chiudo. Esercito una breve pressione e vediamo che succede perché proprio non lo so. 2 o 3 minuti. Allora mettiamo il timer, mettiamolo a 2, così poi quando suona vediamo che cosa succede. Certo che fare questa cosa per terra non è il massimo. Per fortuna che io comunque non ho animali. Ho pulito ieri, quindi dovrebbe essere abbastanza pulito. Poi oggi non ci sono stata mai, né io né il mio ragazzo, quindi comunque per la prossima volta sicuramente mi organizzerò con una prolunga perché così non mi piace proprio. Comunque devo dire che è veramente divertente fare questi video perché non si sa quale sarà il risultato, perché a me, cioè, piace farmi vedere le cose così come vengono, ma che mi importa, e è divertente. Ci rivediamo quando suonerà il timer. Intanto vi faccio vedere il macello che c'è sul tavolo della cucina. C'è veramente di tutto, cose sparse, cioè tutto sporco. Per fortuna che c'è la fidata lavastoviglie. Bene, il timer suona. A questo punto apro. Comunque il profumino si sente, eh? Dai, come primo tentativo è andata bene, le tolgo su. Adesso procedo con la prossima. Ci ho preso gusto invece, è carino. Poi profumano tantissimo, sarà al limone, non lo so, però insomma via. Carino. Questa non l'ho messa proprio al centro. Posterò anche delle foto per chi non guarderà questo video, non lo so, del risultato. Andiamo, chiudiamo, premiamo e impostiamo. Due. Devo dire che sì, a parte la scomodità, devo dire che mi attirano. Ora non so. Credo che qualcuna la decorerò con lo zucchero a velo, altre poche però, per non cadere troppo in tentazione, ci metterò un pochino di Nutella. Eh sì, è la morte sua, credo proprio che sia la morte sua e anche la mia. Comunque poi vedremo quando le fondirò. Io intanto direi che è il caso di cominciare a mettere un pochino a posto. Momento di sistemare anche questo. E dai! Oh, è rimasto attaccato un pochino, adesso lo tolgo, È venuto bene anche questo. Beh, comincia, certo, l'olio non c'è più tanto, ma comunque, cioè, bene. Questa è la griglia del forno. E procediamo con il prossimo. Intanto che si cuoce l'ultimo, questo non credo che verrà benissimo perché
ci ho messo proprio pochissimo in pasto, è l'ultimo rimasto. Io intanto un pezzettino me lo assaggio senza niente. A me piace anche così, è buono. Vabbè, magari con un po' di zucchero. Però è veramente soffice. È buono. Io penso che ne farò un po' e mangerò anche a colazione. Comunque, devo dire che con tre uova non viene tantissima quantità, quindi forse la ricetta che prevede 5 uova non è sbagliata. Intanto questo lo finisco. Ci vediamo tra un pochino quando li condiremo. Questi che intanto si sono freddati, li ho già cosparsi di zucchero a velo e per il resto invece sugli altri ci metterò la crema alle nocciole. Io utilizzo questa della Novi, non so se l'avete mai mangiata, ma secondo me è veramente migliore rispetto alla Nutella. La comprai una volta così per caso e da allora non l'ho più abbandonata. Sì, qualche volta l'ho tradita con un po' di Nutella, però in generale preferisco questa perché ha veramente pochissimi ingredienti, mentre nella Nutella ci sono più schifezze. Ed è proprio più gustosa, sa più di cioccolato, mi piace tanto. E quindi ora appena si freddano gli altri, vabbè l'ultimo è venuto un po' misero perché era poco impasto, ci metterò la Nutella sugli altri. Ma questo è l'ultimo che ho fatto, sfigato perché è bruttissimo, infatti verrà mangiato subito. E questi sono tutti gli altri più normali e carini. Io sono veramente soddisfatta. Dai, come primo tentativo non è andata affatto male, poteva andare molto peggio, considerando tutti i miei precedenti con i dolci, che sono stati quasi tutti disastrosi, anzi oserei dire tutti disastrosi. Questa è andata bene e posto subito le foto per farlo vedere a tutto il mondo, il mio primo dolce riuscito. E alla prossima. Ciao!